Buonasera, buonasera, buonasera. Final Fantasy XVI. Dopo un mese passa che non tocco gioco in streaming. E solo in streaming, ci tengo a ribadire, perché in questo mese almeno 3 giochi me li sono bruciati. Avevo bisogno di un gioco che mi riportasse la voglia di streamare un po' e che non mi facesse solo lamentare della sua qualità. Confist non è finita benissimo. Io spero con molta sincerità che Final Fantasy XVI sia quel capolavoro che Square Enix tira fuori per ribaltare una situazione in cui ormai da anni sta dimostrando di non essere più all'altezza dei grandi momenti di gloria del suo passato. Spero tanto che questo Final Fantasy XVI sia la luce della ribalta per Square. Lo spero davvero con tutto me stesso perché voglio credere che sia un gioco straordinario. E non vedevo davvero l'ora di giocarlo. Molto raramente io, per non dire quasi mai, molto raramente io preordino i giochi. Final Fantasy XVI l'ho preordinato un bel po' di tempo fa. Lord, sono un coglione perché devo mettere text language italiano e poi il voice over in inglese. Frame rate assolutamente prioritario. Avvisi visivi, attiva una forma d'onda su che rappresenta visivamente i suoni e le musiche del gioco. Non credo ci sia bisogno. Ok, modalità storia. Inizia la partita con diversi accessori che semplificano il gioco. Consigliato per il giocatore non esprimere. No, modalità azione chiaramente. Luminosità schermo 5, va bene. Ah sì, questo è il recap, procediamo. Vediamo un po' Was perché. Moss the Chronicler who said that the land of Alistia is blessed in the light of the Mother Crystals. Sento basso però. And that it was this light which finally led our forebears out of the darkness. Yet, what they saw in the light gave rise to temptation. Okay. Temptation. That ever lures us back into the crystal shadow. And thus did our journey begin. Ok. Merda, che violenza! Oh, questo è in engine. Effettivamente prima stavo per dire la cutscene non mi sembra proprio altissima a livello di frame rate. Palla di fuoco! Merda, posso sparare! Ma lì mi può attaccare, quindi io posso schivare volendo bene. Quando mi attacca lui mi attacca. Sta avvicinando. Mettiamo, ha preso. Però adesso devo dire che effettivamente il frame rate mi sembra molto più stabile, nonostante la quantità industriale di particles a schermo. È abbastanza interessante sta cosa. Mancato. Non posso muovermi però. È molto guidata questa sezione. Che ci sta, ci sta. Giuro non mi ha ancora spiegato letteralmente niente, manco come mi devo muovere. La host già spacca. Ed eccoci, Clive, il nostro protagonista. Anno del regno 873. Gola di Nisa, Repubblica di Dalmechia. Ok, già tante informazioni.
Title logo design di uscita camera. Va bene, grazie. It'll be light soon. Both camps have begun to stir. Non ho le opzioni, cazzo. You all know the target. Shiva's dominant. Ok. And only the dominant. No one else. Where's the fun in that? How do we even know the girl will be among them? Our kind do not question orders. We follow them. Try to keep that in mind. Infatti. Let's get this done. Okay. Ah, okay. Quindi usano la loro magia come se nulla fosse, fondamentalmente. Michael Christopher Koji Fox, che nome è assurdo! Hiroshi Minagawa, ok. Devo dire che a livello grafico non è male, per quello che sto vedendo adesso. Mi sembra apprezzabile, direi. Chiaramente non è niente di sbalorditivo. Non mi sembra neanche superiore a The Last of Us Parte 4, ad esempio. Yes, Sergeant. Ok, e qui siamo in gameplay. Precisamente. I said focus, Wyvern. Wyvern. Ok. Ok, opzioni al volo. Sì, va bene, grazie, sì. Dove sta il sistema? Gioco, opzioni di schermata controllo, impostazioni di sistema. Torna al titolo, impostazioni, tipo l'audio, eccolo qua, volume principale, eccolo qua. Ok, allora lo abbasso un pochino da qua. Perfetto. Menu principale, va bene, grazie. Impostazioni di gioco, ok. We don't have time for this. All hell is about to break loose. Time to move. Completamente percorrere, va bene, quindi posso. Vabbè, sì, solita roba. Ciao Dantone! We're just in time. Fronte dell'esercito repubblicano. Ok. Questi sono dei barbari. Lanciano le palle fortissime di energia. Figo. Giustamente ghiaccio, perché loro sono i sottoposti di Shiva. Ha senso. Forse ho alzato un po' troppo il volume. O forse era basso quello del microfono. These are blood and more beast than man. Where this is going, they won't need this new dominant of theirs. What? Lì è quello inopportuno del gruppo che nessuno apprezza, a cui nessuno vuole bene. Forte Zirnitra, gola di Nisa, ok. Questi sono i cattivi, bro. You refuse? Did you not pledge your swords for our cause? Come now. Marshal, the King of Walud is our guest. Wow, che tipo ultra sospetto. And you have His Majesty's answer. Ah.
I wonder that you summoned us at all. Have you so little faith in your own men? It was the Dalmecs who drove back the Crusaders in the Battle of the Twin Realms, was it not? Or am I mistaken? Nascondono qualcosa? Your dominant has yet to take the field. Forse non la posso usare. And when he does, our knights would only get in the way. Perhaps you have not heard, but the Ironblood now have their own dominant. We would be fools to underestimate them. Bugger their knights. What did you say? Should this citadel be allowed to fall? The capital will lie exposed. And I doubt the Crusaders will wait for the good king's pawns to line up before taking to the board. Which just leaves me. Hopka! The Iron Blood will rue the day they set foot on Storm. This game is over. You cock. Benedicta. Okay. Take care. Does the lion take care when he chases the hare? Or do you think me one of the latter? No, my love. You are a lion. You're my lion. Merda! I'm not afraid of a little frost, Benedicta. But I will need someone to warm me when I come home. Lei palesemente lo sta fregando alla grande. Non mi aspettavo una rappresentazione così del mondo in generale da Square Enix. The front lines are gone. This is our chance. The chaos will conceal us. Ok, sembra voler essere un gioco maturo, un gioco molto adulto. O almeno queste sono le aspettative che ho considerando quest'ultima cutscene. Clive non mi sembra convintissimo comunque. Salto è mediocre. Ah, lo fai in automatico praticamente, va bene, ci sta. Non c'è un modo per correre più veloce di così, a quanto sto capendo. And quick and deadly as always. Take the van. Wait. Something's not right. Cosa cazzo? Oh. Questo è il tizio di prima. So the Dalmecs finally grew tired of being slaughtered. E quella è Shiva? Look who's here to greet the bastard. Come on. Ciao Simo, buonasera. Abbiamo appena iniziato, siamo ancora al tutorialissimo. Però per ora benino, direi. Parecchio benino. Il gioco sembra frizzantello. Tu come stai, bello?
senti che ostia, cazzo, senti le musiche. Mi piace, osano parecchio. Ma quindi non ho capito, Shiva è dalla parte dei barbari? E questo titano è dalla parte del regno? Mi viene grazie, oggi un po' stanchino, come mai? Le faccia della serie, per favore. E piano con le unghiette, grazie. Questa comunque è una ragazzina che si è vista e rivista nei vari trailer, se non sbaglio. Oh, oh. È diventato Attack on Titan comunque, eh. Ok, per ora comunque molto narrativo, a livello di gameplay c'è ben poco, eh. Stiamo giocando da quasi 20 minuti e ancora non abbiamo tirato un colpo di spada. Cosa è sopra di noi? Noi vediamo qualcosa, a parte che le nuvole sono inguardabili, eh. Noi vediamo combattere. Che figo, guarda. Guarda che bello che combattono sullo sfondo mentre noi corriamo! Ma che bello! Non mi trovate le ricerche di lavoro e commissioni, ma. Ho preso. Ho capito. E un attimo. Tu pensi di giocarlo questo, Simo? Forse tu non avevi la PS5, mi sa. Questa è esclusiva comunque. Ok, sono ancora vivi. Final Fantasy 16, installazione completata. Bro! Ma che vuol dire? Ma in che senso? Forse la patch day one. Vabbè, facciamo un resettino appena arriviamo al punto di salvataggio. Oh, merda! Vabbè, quello è quello che sta mettendo lì a tutti, in realtà. Oh, merda! Ma è davvero adultissimo e cattivissimo sto gioco, eh? Non ho mai giocato un Final Fantasy 26, provare il remake di quello annunciato da poco, non ricordo il numero, però... Final Fantasy 7? Ci può stare. Ci può stare. Ho detto prima, non devi morire qui. Merda. Ci sta. Mamma mia. Brutale, cazzo. Fratello. In 20 minuti abbiamo visto una che è saltata in groppa a uno. E stavano per scopare in mezzo a un corridoio. E un tizio che è stato schiacciato da un sasso enorme. Devo dire che le premesse sono interessanti, ecco. Poi vabbè, chiaramente il gioco ancora non sappiamo nulla a livello di gameplay. 13 anni prima, bravissimi, bravissimi, bravissimi che ti dicono X anni prima, X anni dopo. Perché un errore che fanno tantissime persone, non solo nel mondo dei videogiochi, ma anche quello del cinema, dei telefilm, dei fumetti, tutto quello che è che loro ti danno una data e si aspettano che tu ti ricordi quella data per sempre. Cioè io adesso mi ricordo che l'anno precedente, l'anno in cui eravamo era l'873, ma solo perché è molto simile agli 883, ok? È l'unico motivo per cui mi ricordo che l'anno in cui abbiamo visto gli eventi accadere poco fa era l'873. Qua bravi che non ti dicono solo anno del regno 860, ti dicono anche 13 anni prima. Bravi. Ricordo io che quando provai 14 alla Games Week, che sembrava assurdo graficamente, ma che chiaramente non ho mai giocato, siamo al 16 adesso. Sì, sì, il 15 anche non era malaccio, non era malaccio per l'epoca. A livello grafico, livello di gameplay, insomma, è arrivato Nomura, ha fatto il casino come al solito. Però vabbè. Rosalith, Granducato di Rosaria.
So che sono un po' peggiorati, sì. Diciamo che dal 10 in poi c'è stato un po' un declino in generale. I'm sure he'd find a way. My brother always looks after me. Right? Lui sembra il doppiatore del ragazzino di A Plague Tale. Oh, bellillo. Per quello che ho visto, comunque sì, Final Fantasy VII Remake io l'ho giocato, molto gradevole come esperienza. Specialmente se non hai giocato all'originale. E se conosci solo di traverso, diciamo, Final Fantasy VII. Però devo dire che funziona bene come gameplay e funziona bene anche come Final Fantasy di per sé, in linea di massima. Prima cosa dove si... Ok. Oh, finalmente adesso passiamo al combat system. Ok. Keep up the pressure. Ok, va bene. Very good. Ma che bello, cazzo. Se guardi in giro un po' la frame rate diminuisce, eh? Io spero che non ci siano problemi, ti prego. Come, Clive. Rain fire down upon me. Mi sembrano 60 fps fissi questi, eh. Crea la tua fiamma interiore. Ok, fuoco. Non è più piro. Keep them coming. Show me the phoenix did not bless you for naught. Ok, fatto. Well done. You wield the Firebird's flames just as a first shield should. Hmm. You flatter me, my lord. Or would you rather I flattened you? Can be arranged. Let's see if you can elude my blade. After all. Vediamo un po'. Your attacking prowess will count for naught if you don't live long enough to use it. Verissimo. On your toes, Lord Rosfield. Vai. Continua a muoverti, schio. Oh, R1 oppure. Ok. Rallenta temporaneamente il nemico, rendendolo più esposto. Guarda solo anche l'anteprima. Guarda che eye candy che è sta roba. Mamma mia. Vai, mename. Oh, to be so young and fleet of foot. Not quite. What are you doing? Mamma mia. Sono molto arrapato in questo momento. Anche solo a vedere questa roba. Remember, wow. Clive, your blade is not your only weapon. Quickness of thought and fleetness of foot are indispensable arms in any shield's arsenal. But you are not just any shield, are you? Show me what sets you apart from the rest. You have been blessed by the Phoenix, granted the use of its power. Call upon that power now to close on me. Oh, vediamo. Well, I'm waiting. Che succede? Colma la distanza, sì. Talenti degli icon e traslazione. Ma che mi dici mai? Ma dai, quindi puoi metterlo in combo? In modo che appena arrivi ti fa l'attacco. Impressive. Pipo grosso così proprio. And death may come by a handful of cuts as easily as it comes by a thousand. There is only one way to ensure that you do not fall. Keep your wounds mended and your energies replenished. Ok, come mi curo? Ci sono le pozioni, ci sono le magie. Which, my lord, you seem a little worse for wear. Now that won't do at all. 7 FPS questi, eh. Cura le tue ferite, come? Usa le pozioni, ok. Ok.
Mi fai vedere un attimino la questione. La situazione è una panoramica completa del livello attuale. Lo stato di abilità del personaggio di Clive. Ok. Quindi siamo debolissimi. Livello 5, PV 5 e 20. Ok. Sistema. Mi fai vedere tipo... Minchia, questo è il frame rate. A posto siamo. Bella pulita la UI, sì. Molto, molto bellina. Ok. That's better. Battle is a succession of pivotal moments, wherein life and death can be decided at a single stroke. You must be ready to utilize every tool at your disposal if you are to navigate a path to victory. Or at the very least, to ensure that you live to fight another day. Enough practice. It's time for the test. Oh, vediamo. You've recovered from your soaking, I trust. You wouldn't want to kick a man while he's drowned. I thought you'd never ask. Come then, Lord Rosfield. Spar with me. If you believe yourself worthy to be called Shield of the Flame, then prove it. Scudo della fiamma, quindi noi siamo il sottoposto della fiamma, della fenice. Quindi combattiamo? L'ufficiale si mena? Make proof of your strength. Spezza il morale? La barra di volontà indica la volontà dei nemici di combattere, spezza il loro morale con degli attacchi per poi colpirli quando sono vulnerabili, ok. Harlock, puoi non disastrarmi casa per 5 minuti? 5 minuti ti chiedo, gatto. 5 minuti senza distruggere tutto. Ah, dovevo chiamarlo Stitch, sto gatto. Distrugge tutto quello che tocca. Ah, ok, dicevamo. Dai, non vale questo. Come on. You're taking this seriously. Keep going, Clive. Ah. Ok. La volontà di Lord Murdock è spezzata, lasciandolo vacillante. Cerca di infliggergli quanti più potenti. Usa R2 più quadrato per utilizzare fiamme ascendenti. Minchia che legna. Well, it's time I took my own advice and used all the tools at my disposal. Come on, Clive! Keep pressing! Just a little more! We believe in you! Easy, vabbè, è tutto male, grazie al cazzo che era easy. Però... Oh, ho solo cose positive da dire di sto gioco finora, eh. A parte il frame rate un po' ballerino che non mi sembra proprio 60-60. Ovvio che ho vinto, sono il migliore. Hi. Bested at last. It's taken me long enough. That was a display worthy of your father. You are a true shield of the flame, and let no one tell you otherwise. Including me. What are you lot gawping at? Back to your drills. Stanchino? Vabbè, adesso mi sembra un po' esagerato, c'ha malapena sfiorato. Ma lui ci può curare? Figo. Joshua. I was just tired. The Phoenix's flames are a gift. You mustn't waste them. It isn't a waste. My shields look after me. Why shouldn't I? Eccolo là. That's why. Ecco la peste. You were coughing this morning too. You shouldn't be outdoors. I'll be fine. It's just a cold. Don't push yourself. His grace has returned. Father's back.
Ma lei? Sta ragazzina che è tipo mia sorella? Your Grace, please, this is no place for one such as you. I would gladly brave hell itself to see my darling boy. Gentlemen, Rosaria thanks you for your indefatigable loyalty. Aww. Thank you, Your Grace. We live to serve. Joshua. Oui, oui. You should not be out of doors. We have discussed this. Perché copre la bocca? I'm sorry. Good day to you, Mother. Madre? Come, Joshua. Your father will be expecting us. C'è qualcosa che non mi torna? Lord Murdoch? Your Grace. Cazziatone incoming. What a way to treat your own flesh and blood. I know. It's not his fault. Not everyone can be born the Phoenix. Ok, quindi sono effettivamente loro figli. We should join them. Però non ha il birthright di essere la Fenice. Ok, chiaro. E però, scusami, quindi anche lui e Joshua sono fratelli? Forse però da padri diversi. E Joshua è il prescelto. Hai capito il signorotto? Mamma che bello il chocobo shiny. Scusate, io devo guardare i miei gatti ogni due secondi perché ho paura che facciano casino. Che si facciano male. Rise, my friends. Welcome home, father. Sono negati stasera il caldo? No, è che c'è Darlock che è un cazzo di terrorista felino e quindi fa casini ogni due secondi. E Dante giustamente un po' gli girano i coglioni. Infatti oggi l'ho trovato che aveva un graffietto sotto l'occhio, quello l'ha ferito e mi sono un po' preoccupato. Eccolo lì. No. Lift up your head, girl. Thank you, Your Grace. Arlok, lascialo stare. Mi sto perdendo la cazzina, Arlok! The capital. Scusatemi un attimo. Un attimo solo, eh. Tanto non mi guardare così, anche io sono disperato. Tu hai fatto lo stesso per anni con Elin, quindi non mi guardare in quel modo. Mi sono dovuto fermare perché io ho paura che il signore non mi faccia la pipì sul letto di nuovo, perché l'ha già fatto 3 volte. 2, mi sa. 2 sicure, forse 3. Tutto questo mia madre nelle ultime 2 settimane è stata a casa tipo 4 giorni. Quindi io, Dio santo, non li sopporto più perché li sto guardando da solo. La guerra sta arrivando? Is the situation truly so grave? Come to the throne room. We will talk there. Yes, ah, quindi anche lui è figlio? Però lo tratta molto meglio rispetto alla madre. Ok. Bellino il cucciolino.
goal. Where do you think you're going? Clive here is off to see the Archduke. Right. Oh, finalmente prendiamo un po' il controllo in un'area un po' più grande di un corridoio. Trovare la strada, perfetto, bravi. Quindi io posso andare. I'm not sure. Okay. I need to speak with father. Hey, what did he say? Your steed is in fine fettle, my lord. Isn't that right, Ambrosia? Ambrosia si chiama, okay. Posso coccolare un chocobo? No, ma questi qua sono 30 fps scarsi, eh. Io volevo capire se posso salvare. Salva, eccolo qua. Crea nuovi dati salvati. Perfetto. Ma guarda che bellino che ci sono le icone come nei vecchi Final Fantasy. Bella sta cosa. Mi piace. Ok. Voglio chiudere il gioco e riavviarlo perché magari con la patch migliora un po' il frame rate. Io spero. Perché davvero questa qualità grafica non giustifica un frame rate così basso. Specialmente su PS5. Giusto per sicurezza. Ok. No, guarda qua, sono 30 fps questi. Quando guardi in cielo... Cioè, quando guardi qua... Ok, questi sono praticamente 60. Qua ce la fa, li regge tranquilli. Quando guardi oltre già sono 30. A sto punto metto la qualità... Metto... Ok. Non ho nient'altro, quindi va bene. Dove sono? Ok, sistema. No! Vabbè, ok. Missioni, ok, so come funziona. Mettiamo la grafica. Vediamo un po'. No, pazzo. A parte che c'è questo blur osceno sulla sua faccia. Guarda qua. Guarda qua, c'è il Phantom Image. L'immagine persistente sulla retina, la mossa di Goku. Vabbè. Ah, no bueno, no bueno, non ci siamo. Trovare gli oggetti, vabbè. Non credo che servisse un tutorial pure per questo, ma... Chi sono io per dirlo? Magari ci sono i giocatori che non hanno mai giocato un videogioco in vita loro. Eccolo, pistolino, fammi vedere un po' l'occhietto. Una mela. Che fa? Good as new. Forgive me, Lord Marquess, pray do not concern yourself with this bungling cur. Bow to him, you fool. But I say to speak. Non stavo parlando. Stai calmo. Ti incazzare così. It was no trouble. Really. Oh, do not indulge him. To be allowed to stand in your lordship's presence is more than his kind deserves. Why, neither the Empire nor the Republic treat their bearers half so well. He was lucky to be born in your father's dominion. Very lucky, as I remind him every day. Stand, please. Lui, vabbè, molto terra-terra come... Stand. Cioè, molto coi piedi a terra come persona. I trust his good fortune will continue. Of course, if that is your lordship's wish. Don't work too hard. Remember, it is for the good of the duchy that you serve. As do we all, my lord. As do we all. Come along now. Back to your duties. Oh no, è sparito il gatto. Oh no, è sul mio letto.
Ma perché adesso sei preso bene questo io sul mio letto? Harlock, una settimana che non sarevi lì sopra. Che t'è preso, mo? Spostami le luci, tranquillo, tanto non ci ho messo un'ora a tappare tu. Mettiti proprio sopra, grazie gatto. Perfetto. A posto. Posso sperare che non mi pisci nel letto? Vabbè. Che tragedia. Se lo sta prendendo con le luci. Aiuto. Qualcuno lo fermi, mi prego. Qualcuno lo fermi. Looks like they're getting ready for supper. Cos'è sta roba? I think someone's hungry. Schiavista? Scusami. Voglio parlare con lui. I'm having my bearer fill the well, my lord. Best to save what crystals we can, eh? Aspettate, va. Andiamo a raccattarlo. Ricetto. Stiamo qua e mi rompere i coglioni. Quindi praticamente loro utilizzano la gente come schiavi per fargli utilizzare i poteri. Mi sembra di capire. Wheat harvests down again, apparently. This war ends up dragging on. I sottotitoli non sono proprio correttissimi. Ma il frame rate è molto basso comunque. There's Joshua. È molto basso il frame rate. Marquis, forgive my man, you'll be done in a jiffy. Ma non. Just getting the place tidied up. Il problema è che non è che cala magari quando sei nel mezzo di un combattimento con tantissime persone in mezzo al cazzo. Cioè, proprio anche solo a guardare in giro cala. Sforzi. Alcune grosse porte e pesanti leve richiederanno qualche sforzo in più per essere utilizzate. Usa X per interagire. Per spingere di là con tutte le forze. Ok. Weird, ma va bene. Qui è tutto buio. Good luck. Che carini. Lei super dolcina. E lui è proprio un cucciolino. Ma che bello che sei. You commanded my presence, Your Grace. How may I serve you? I sottotitoli sbagliati, va bene? All right, you can stop licking my boots. Mother isn't here. Do the territories fare any better? Most lie under a pall of black. In just these few moons, the blight has taken nigh on all of the northern reaches. It is only a matter of time before it crosses the border. Nearly every available bed in the capital is already occupied by those fleeing the Deadlands. Even if we were to send them south to Port Isolde, more would only follow in their wake. Every day we delay brings us closer to disaster. We must move now. Against the Iron Kingdom. We have traded blows with them for too long. Ah, okay. It is time to end it. Sono già in guerra, praticamente. At the very least, we must secure Drake's breath. Brutto Without sito. The blessing of the Mother Crystal, we cannot defend our realm from the spread of the Blight. The Iron Blood will not relinquish it easily. This will be a bitter fight. We ride for Phoenix Gate tomorrow. There we will listen to the words of our ancestors, as tradition dictates. Am I to go with you as Joshua's shield? There is something else I would have you do first. Rodney.
You will have heard the reports, I am sure, of beastmen from the north being sighted within our borders. Goblins in the Stillwind Marshes. I know of the rumors, yes. Then you know what must be done. I will give you two good men. While we ride north tomorrow, you will journey to Stillwind, search it and clear it. Then you will join us at Phoenix Gate. Ok. Da questo sempliciotto per farci iniziare, va bene. It is time to prove your strength and shut your mother up for good. I will do my duty, Your Grace. That will be all. Rest well. We ride at dawn. Yes, Your Grace. Ok. Loro si trovano davvero in una situazione di merda, eh? Storia dei tempi correnti. Tieni premuto per accedere le funzioni. Storia dei tempi correnti. Una raccolta di informazioni importanti per i grossi dell'avventura. Questo episodio durante buona parte dei filmati, no, ma non tutti. Sparito. Tutte le voci. Ok. Vediamo un po'. Ah, ok. Ti dice più o meno... Regno di Ferro sono quelli contro cui stiamo combattendo. Cristalli madre, enormi montagne vitree, 5 delle quali sovrastano le terre glicerine. Sono la fonte di tutti i cristalli su cui il popolo dei gemelli fa affidamento nella vita quotidiana. Le terre che li circondano sono oltre ricche di etere, le cose che rendono le magie lanciate dai cristalli ancora più potenti. Per questo motivo torniamo a questo... Tra le nazioni che si sono... Marlock, non mi ribaltare, casa, ti prego. Non far cadere le luci. Non far cadere le luci. Per questo fatto sono una situazione di battere. Ok, bene, chiaro. La situazione è brutta perché loro sono in guerra da una parte e dall'altra sono anche colpiti dalla peste. Quindi devono finirla in fretta sta guerra e ottenere il potere per evitare che la peste continui a distruggere i loro sudditi. Ok. Comprensibilmente hanno fretta, quindi. No messages, my lord. Che succede? Chi mi agola? Vieni qui. Momento delle coccole? Ci siamo finalmente calmati un po'? Ah! Harlock! No! Non devi usare le unghie quando sei addosso a me. Non devi usare le unghie. Porca miseria. C'ho le gambe che sembra... Ti devo chiudere in bagno di nuovo, Harlock. E chiudiamoti in bagno. 10 minuti. Almeno ti dai una calmata. Vediamo se riusciamo a giocare. Will you be away this time? Not long. 4 days, maybe 5.
And you will be taking Joshua? Well, I can't exactly leave him behind, can I? The blood of the Rosfields runs in his veins. Before going to war, we perform the rite at Phoenix Gate. It's our way. You know that. Only the dominant can enter the apodictry. Yes, I'm taking Joshua. Oh, to hell with your way! C'è stato tweet 2. You think I don't know that? But the boy is also the Phoenix. The heir to the throne. You can't keep him in swaddling clothes all of his life. Elwyn! Don't worry. Clive will watch over him. Lui solo non c'è grazie. He is a youth of but 15 years. He's already a fine soldier. He will make a splendid shield. You see more in him than the Phoenix did. He was rejected, Elwyn. Our household has no place for such a failure. He is worthless. A man like any other. Che madre simpatica. As am I, my dear. Cazzo, è vero. Nonsense. You are the Archduke of Rosaria. Oh, not this again. You know as well as I do that I only sit upon the throne because my father was taken before his time. I am merely warming the seat till Joshua comes of age. You are your father's firstborn son, and you sit upon the throne. All is in its right place. Unlike some, you have not disgraced our noble blood. Without men like Clive to keep us safe, your precious noble blood Bravo. Would long since have graced the gutter. Diglielo, cazzo. We have an early start. I'm going to sleep. Con quei vestiti non ti cambi? Va bene. This is it then. Time to prove yourself. Wishing on a star? I'm a little old for that. I should get some sleep. Right. You're going with them tomorrow, aren't you? Sì. I am Joshua's shield. È una sorpresa. I'm sworn to protect him. Questa è l'amica di sua sorella, non si è capito ancora, ma credo la sorella. I only wish I could save him from himself. Sono abbastanza sicuro la sorella, anche perché è piccolina, quindi non credo che ci sia molto spazio per essere un'amica. Father has given me my first command. Father, quindi. Well, if you're not going to pray to Metia for your safe return, I shall just have to do it for you. Oh, che carina. Quella roba rossa è Marte? Meteorite? No, dai, non piangere. There's going to be another war, isn't there? Ah. È sveglia la signorina, eh? Since coming here, I've begun to take peace for granted. I assumed the war between our nations would be the last. But it never really ends, does it? No. The next war will be bigger than before. But you'll be all right, won't you, Clive? You're a shield of Rosaria, after all, and blessed by the Phoenix. Mi piacciono i loro volti, sono fatti molto bene e sono molto espressivi. Sta roba cringiata che non gli mette la mano sulla spalla. Ormai è diventato un troppo così ripetuto. Ma vedi? Good night, Clive.
Io in tutto questo credo di non sapere neanche la sua, il suo nome. Come si chiama lei? Ma può essere che loro siano gli stessi doppiatori di A Plague Tale? Io sono quasi certo di questa cosa. Mi sembrano davvero molto simili. Scusate, vi vado a vedere perché... io non so però come cazzo si chiamano, quindi... Lei è Jill Warwick. Charlotte McBurney. Logan Hahn. Eccolo là. Infatti lei è Amicia. E lui ha fatto Hugo, per l'appunto. Sono esattamente loro. Bene. Bene, bene, bene. Vado a liberare il Kraken che sta rompendo i coglioni e sta miagolando dal bagno. Mi sento in colpa a doverlo chiudere, però... altrimenti rompe i coglioni pure a Dante e non va bene sta cosa. Speriamo di sì. Forse si è calmato un po'. Friends, we ride for Phoenix Gate. May the blessing of the crystals go with us and shield the Firebird's flame forevermore. E dai. His grace departs. Open the gates. Lord Rosfield, allow me. I shall see her safely to Phoenix Gate. Thank you. Va bene. Ah, loro sono i miei compagni. May I say what an honor it is to serve alongside you. Carino, grazie. This is to be no mere investigation. If there are goblins in Stillwind, they won't leave willingly. The beastmen are a fierce foe. We underestimate them at our peril. Not today, we won't. Sir Wade, Sir Tyler, let us do our duty. With pleasure, my lord. As you command. Lui comunque è un ragazzino. Esatto, capite? Lui è un ragazzino. Stavo per dirlo io. È un quindicenne. Loro saranno tipo ventenni, venticinquenni. E comunque loro prendono ordini da noi. Che succede qua? Questa è la mappa. Ah, ok, quindi non è un open world. Cioè, no, si sapeva che non fosse un open world. Però non mi aspettavo una mappa del mondo da cui selezionare le location. Ok. Quindi non posso muovermi io nel mondo di gioco. Non è bellissima questa cosa. Però. Vabbè. È una delle cose che mi infastidiscono probabilmente di meno in generale. Cioè.
Buonaccio, Granducato di Rosario. Il fatto che non ci sia un open world, un open map da esplorare per arrivare da una zona all'altra mi va anche bene, tutto sommato. Certo, non credo che faccia granché bene al brand in generale, perché è da Final Fantasy X che la gente si lamenta dei corridoi. Però se tutto il resto è buono. The reports placed them in this area. Io personalmente non ho granché rosso di coglioni da dare. Watch your step, my lord. And everything else. Eccoci. Se la mappa è abbastanza ampia ci può stare, parere personale. Sì, sì, sì. Ma in generale, anche se fosse semplicemente livelli come missioni, per me non... Accessori rapidi, senti difficoltà per un giorno di 5 accessori rapidi. Se non hai rapidi colpi permette a chi li indossi di contenere come attacchi complessi semplicemente sono quadrato. Rapida concentrazione, non è del tempo di... Ah ok, questi sono praticamente gli aiuti. Sono oggetti di equipaggiamento che sono fondamentalmente dei supporti, dei... non proprio cheat, ma quasi. Per i giocatori un po' più novizi. Che permette loro di giocare in maniera abbastanza semplice. The old village of Stillwind is ahead. Not that there's a lot left of it. Due guild, due soldini abbiamo preso, ma che tristezza. Oh, farfalline. Paperino! No, pazzesco, è diventato Kingdom Hearts. Che goblin strani. Eccolo là. Mi chiedo fra l'altro se noi potremmo utilizzare solamente la spada o se ci saranno anche altre armi, tipo l'ascia, le lance, robe così. Esplosione magica. Ok. Easy. Esperienza. Goblins. Quella sotto cos'è, il blu? We should press on. There may be more ahead. Forse c'è uno skill tree? Posso distruggere le cose? No, meno male. Meno male. Equipaggiamento con abilità. Eccoci qua. Oh, i punti abilità possono essere spesi in una sezione abilità per acquisire nuove abilità e per potenziare quelle esistenti. Se la selezione attuale di Clive non ti soddisfa, ripristina tutte le abilità e riprova. Perché questo non comporta alcuna penalità. Molto bene. Mi piace la possibilità di poter reimpostare le proprie abilità. Ok. Questa è tutta la roba che abbiamo, sì, già, ok. E questo, scusami, perché dovrei farlo? Già ce l'abbiamo, no? Boh, ok. Interessante. R2 PM per attirare... What? Oh, questo è utile. Mi piace. Se spero un calcio amico... Ok, no? Potenzio incantesimo, va bene. Questo ci può stare, prendiamolo. Ah, quindi io posso fare praticamente la combo a 8 colpi. Attacco fuoco, attacco fuoco, attacco fuoco, attacco fuoco. Interesting. Ma usa il mana, tipo? No, io posso spammare alla grande. Questa cosa è molto interessante.
Devo dire che finora lato gameplay, anche se siamo ancora all'inizio, mi sta garbando un po'. Have care, my lord. There's more. Figo. Ok, vabbè, si è lutto. Però mi sa che non è conveniente a livello di tempistiche. Se me ne basta faccio prima, molto probabilmente. Posso fare combo più lunghe, ma non è conveniente perché il DPS diminuisce. Quindi, ok. C'è questa cosa, buono a sapersi. Bravi che hanno messo le farfalline nei punti in cui devi andare. È una cosa che ho notato anche prima, quando eravamo appena arrivati. Le farfalline credo che ti indichino il percorso, il critical path. Bello che posso uscire dalla finestra saltando. Non ci sono danni da caduta, sembrerebbe. Oh. Aia. Non male, non male. Prendiamo un sacco di skill points per le abilità. Quello che mi preoccupa per ora sono i combattimenti con tanta gente, perché la telecamera è abbastanza close up ed è difficile vedere gli attacchi quando arrivano da lontano. Framerate comunque non buono. It might not be a nest of goblins. Qua c'è il combattimento, immagino, finale della zona. E qualcosa mi dice che non saranno solo goblin. We're trapped, my lord. I'm working on it. He's the leader. But we'll have to take care of his followers first. Oh no, lui continua a chiamarne. Care to thin the herd? As if you have to ask. Ok, prima cosa, quelli che attaccano ranged. Loro sono problematici. Se non imparare le istruzioni di mana. Metto da una vita almeno per ora interessante come scelta da sapere cosa è l'operazione. Allora, non è proprio vero che non abbiamo cooldown delle abilità. Perché tipo l'attacco quello potenziato, R2 più quadrato, ha un cooldown. Se vedi sotto in basso a destra, attorno all'attacco c'è il pallino rosso che si carica. Il mana effettivamente ha sorpreso molto anche me. L'assenza di una barra del mana ha sorpreso molto anche me. Nemici più grossi vanno affrontati con cautela. Hanno molti più PV delle loro controparti più piccole. Spesso utilizzano abilità devastanti per sopraffare gli avversari. Sono la benedizione della felice non solo per infliggere danni consigliati a questi nemici, ma anche per spezzare il loro morale. Spezzare il morale di un nemico può farlo vacillare. Ok, io mi devo ricordare come si schiva così.
Porca troia che botta. Vedi, questo attacco ha un cooldown. Sei che legno. Faccio un po' fatica a capire che tempismi. È molto strano perché il gioco è estrema. Ha i tempi di schivata di Dark Souls, ma con il combattimento di Devil May Cry. Questa cosa mi manda completamente ai matti. Perché non mi manda ai matti nel senso che la odio. Mi manda ai matti perché non riesco a raccapezzarmici. Cioè, io vedo, appena il nemico si muove, il mio cervello urla schiva. Perché sono abituato a questo, il gioco mi sta abituando a essere frenetico, veloce, rapido. Proprio non pensare neanche, cioè, i tempi di reazione devono superare i tempi in cui pensi. Però poi i nemici ti attaccano e fanno... lentissimo, e dici, che cazzo? I nemici vengono fatti parzialmente vacillare quando la loro barra di volontà è ridotta al 50%, creando una breve occasione per sferrare attacchi combinati. Ok. Mi sono dimenticato qual è il tasto per schivare. Però vabbè, qua sto prendendo calci in faccia a destra e a manca. È fatto apposta per permetterti di essere molto scarso. Sfruttare ogni esitazione. Se riduci la barra di volontà del nemico fino a portarla a zero, questo vacillerà. Quando un nemico vacilla potrà infliggere danni extra, aumentando i danni di ogni colpo fino al massimo del 150%. La possibilità di avere danni inflitti in questo passo di tempo... Ok, sì. Bella questa cosa che puoi schivarlo più volte. Molto bella questa cosa. Mi piace il fatto che tu possa schivarlo e contrattaccare più volte. Fa un altro? No, sembrava. Ok. Devo essere onesto, non mi sta sembrando così dinamico il combattimento contro questo boss per ora. Cioè... E mi ricorda tanto quello che era Final Fantasy XII, in cui tu stavi lì e avevi quattro persone che stavano praticamente ferme sul posto, con il boss che stava fermo sul posto, ed era mena, ogni tanto schiva mena. Un po' strano. Mi aspettavo qualcosa molto più dinamico, invece no, praticamente non ho dovuto usare la levetta per spostarmi. Però siamo saliti di livello e abbiamo ottenuto... va bene... Ah, quindi le ricompense dipendono da come sei andato in combattimento. Ci sta. Bacino dei Sariani, posso equipaggiarli da qui? No. E mo? Come back and fight, you coward! After him, before he summons the rest. Ok. Equipaggiamenti e abilità. Può migliorare in modo significativo le caratteristiche del giocatore, ma solo se l'equipaggiamento... Ok, vabbè. Prese padroneggiate e abilità. Ok. Vabbè, direi che questo è proprio il tutorial basic. Abbiamo ottenuto i bracciali rosariani. Bello il fatto che ogni oggetto abbia una descrizione abbastanza corposa. Abilità, come siamo messi? Qui possiamo già sbloccare qualcosa volendo, no. È presa, ok. Ah, padroneggia. Quindi ci sono anche dei vari livelli. Interesting. Ok, I guess. Non puoi sparargli, tipo? No? C'hai le palle di cannone nelle mani e non puoi sparargli, no?
e sparagli. Pezzo di merda. This ends now. Oh oh. Ma esce un mostro che se lo pappa per l'appunto. Ah! Oh no, è una Marlboro. Let's go. War, my lord. That thing's breath is worse than its bite. That's right. That reeks. I said stay away from its mouth. Però mi piace che non abbiamo la barra della vita dei nostri compagni, perché almeno non dobbiamo preoccuparci di loro. Ah. Mi viene sempre da prendere cerchio per schivare. Where's it going? Che fa? Your guess is as good as mine. Ma stai? Che cazzo? Aiuto, amici! Attacchi cinematici! Wow! Quando lo schermo lampeggia di colore blu, prima di... Ok. Vabbè. Cioè, hai 6 giorni e mezzo di tempo per completare l'attacco cinematico. Io mi aspettavo di dover essere un minimo... minimo veloce, invece manco per il cazzo. Arca troia, pure di lato. L'ho mancato, no! No! L'attacco potente. L'ho schivato. Questo lo schiotto. E attaccate pure voi più veloci, però. Di nuovo. Ah, fuori combattimento recuperiamo vita fino a un minimo. Schivate cinematiche, attenzione. Now for the final push, my lord. Perché non mi fa più attaccare alla fine della combo con il fuoco? Via. Che legna! No, 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 via! Oh! Un po' lunghetto, eh! Dai! Mi mancano 0 HP! No! 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 Mi ero dimenticato che tornava indietro! Puttana la vita!
puttana vita. No. Vabbè, qui coglione io, però figa rifare tutto da capo. Ah, ok, no. Te lo lasciano con un minimo di HP, perché altrimenti davvero mi ammazzavo a rifare tutto da capo. Cioè, però è brutto, capito? Non è il modo giusto di fare una boss fight questa. Cioè, il problema è, meno male però no, perché stai dando la risposta sbagliata alla domanda giusta. Cioè, allora, ti spiego cosa intendo. La domanda in questo caso è... perché per il giocatore è frustrante ricominciare la boss fight da zero? O meglio, scusami, non mi sto spiegando bene. Non so neanche cosa voglio dire di preciso. Quello che voglio dire in realtà è... La problematica qual è? Che è anche la domanda. Il giocatore ci mette troppo a uccidere il boss. E se muore e deve ricominciarlo da zero, si impicca. Quindi cosa facciamo per risolvere la questione? Anziché farlo durare di meno, facci in modo che se muori ricominci che il boss ha poca vita. Cioè ricominci poco distante da dove sei morto, capito? È quella la problematica, capito? Proprio il rifare tutte le stesse cose. Io sto spammando quadrato in questo momento. Ah, quindi mi possono curare anche loro? Ho appena detto let me tend to your wounds. No! Quindi non faccio danno durante... Muorici, grazie. Ok, sono morto. No, non va bene. Non va bene, la boss fight non può essere così... così statica. Da un certo punto di vista posso capire il perché abbiano fatto questa scelta, perché comunque è un Final Fantasy, non è un Devil May Cry, non è un Bayonetta, non è un Nier Automata. Posso capire il perché abbiano voluto, perché alla fine dei conti vuole essere un RPG. Vuole essere più RPG che action, alla fine dei conti. Però... non lo so. Non lo so. Spoglie, non c'è un cazzo. Magari perché il primo, perché dipende comunque dal moveset del nemico, no? No, perché pure con il troll è stato così. E alla fine anche con i nemici base, per ora... non è che abbiamo visto tutto questo movimento da parte loro. Cioè, il movimento era da parte nostra perché erano tanti e quindi ci spostavamo da uno all'altro. Ci può stare. Però appunto quelli erano i primi. Questo è già il secondo boss. Non lo so. Se non li fermiamo qui, saranno ai nostri gate prima di lungo. Dobbiamo muovere. We don't want to be caught out here after dark. If we set off now, we can still reach Phoenix Gate before nightfall. Vediamo magari puntano maggiormente sulla spettacolarità del mentre sai che collocazione, effetti percepiti, attacchi. No, 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 ma la spettacolarità del sistema di combattimento a livello visivo è proprio fantastica, è proprio bello da vedere. Il problema è la staticità e la ripetitività. Perché appunto, se i nemici stanno fermi e le tue combo sono 4 attacchi di fila all'infinito, cioè capito, almeno in Devil May Cry puoi fare combo diverse. Kingdom Hearts diciamo che è sempre una, però aumenta il numero, aumenta, cambia magari molto la finisher, puoi fare più finisher uno dopo l'altro a un certo punto in Kingdom Hearts 2, più ci sono tante magie... Chiaro, sì, by the way, la difficoltà è stata normale. Non c'è la difficoltà. O meglio, c'è la difficoltà, ma è... gioca il gioco per la trama, gioca il gioco per il gameplay. Quindi non so effettivamente quanto sia diverso. Perché magari in quello gioca per la trama, i combattimenti li one-shot i nemici. Non lo so.
qualche tempo dopo. Porta Felice, Granducato di Rosario. Suddenly, thousands of red eyes. No, wait till you hear this. Wait till you hear this. His lordship draws his sword. The goblin chief runs off screaming. Straight down on Morbo's gullet. Cazzone. More tales! Drink and be merry, boys. Work on the morrow. It must be gratifying to see your student making such a name for himself. The young lord has a bright future ahead of him. Aye, and one of these nights he may even deign to join us. Perché non c'è? C'è pure il re, cazzo. C'è Joshua, c'è il re, lui dove cazzo è? Father, just a little tired. Well, it has been a long day. They all like Clive, don't they? Aye. Your brother will be a fine shield. We're all very proud of him. Father? Mm-hmm. Why is it that the Dominus is always born into our family? Doesn't seem fair. Oh, ragazzino. We cannot live without the blessing of the crystals. And the crystals work their magic through us. You have been blessed, Joshua. Blessed to be a dominant, to wield the power of an icon. Our family has been chosen to share that power with the people. Attenzione. So that is what we must do. Che sovrano illuminato. È bello che abbiano queste canzoni folcloristiche della loro regione, capito? Che parlano proprio della loro storia. Joshua? Che cazzo vuol dire nessuno sentirà la mia mancanza? Ah, forse alla festa. Spero che intendesse Joshua. Joshua, hai 8 anni, tipo? Non puoi già pensare cose brutte? Jill, she'll be wondering where you've got to. So much for you being a fine hound. Si è infiltrato nella spedizione il cagnolino. So this is where you've been hiding. What are you doing out here? I didn't see you at the feast. Feasts are the only time shields are allowed to take their ease, and I've never really been one for cakes and ale. It's the vegetables I don't like. Chissà cos'è quella stella rossa di fianco alla luna. I hear you slew a Morbul. All the men were singing your praises. They never used to. When I joined the ranks, everyone thought I was a spoilt little lordling. If I didn't know how to handle a sword, I'd be a laughing stock. The
Archduke's firstborn failure. You're the one they really believe in. I'm jealous. That's not true. They don't believe in me. They believe in the power of the dominant. Vabbè, non stare qua a fare nitpicking, pezzo di merda. My brother the Phoenix. Tuo fratello viene trattato come la merda. Tuo fratello viene trattato come un bastardo. Sua madre manco gli parla. E tu rompi il cazzo. I don't have the strength. Hai 8 anni! Ma che forza devi avere a 8 anni, fra? Ma Cristo! Every man has his duty. Ours was decided long ago, when our ancestors chose to instate the dominant as the Archduke of Rosaria. All to ensure that whenever our nation stood on a precipice, the Phoenix would rise from the flames to drag us back from the brink. The fate of Rosaria sits on the dominant shoulders. It is your duty to bear that burden. What about you? I was born to be your shield. That is why I was given the Phoenix's blessing. To keep our future ruler safe. No matter what. However hard it gets, I'll never let you down. Thank you, Clive. I know you'll always take care of me. Eccolo lì. Before I can do that, you need to take care of yourself. Quindi abbiamo dentro uno scudo a proteggere, right. Oppure non è così. Sì, praticamente il dominante è l'Akon, quindi il mega mostro gigante, tipo it's Shiva, Ifrit, Titano, Crono, eccetera, eccetera. E noi siamo lo scudo. Lo scudo in realtà credo che sia tipo un investimento cavalleresco, no? Della serie... Il cavaliere che deve stare di fianco al dominante. O almeno questo è nella nostra regione, perché comunque siamo un paese frammentato. Cioè, devi immaginartelo come i paeselli medievali, no? In cui ogni cittadina, ogni zona del paese aveva una quantità industriale di varie forze, no? Salve. From the capital. Ma non controlli neanche, ma sei un pezzo di merda. Sampling the wares, were you? la prima cosa che fanno tutte le guardie a ogni posto di blocco, ogni incontro, cioè devi guardare dentro il cazzo di... Vabbè. Deficienti, un po' ve lo meritate, sarò onesto, un po' ve lo meritate, una cosa dovevate fare, controllare i beni e le merci che arrivano. Bene. E mo so cazzi. Ui, queste armature? We proceed as planned. Gisboro. Carine le armature. Ok, quindi lui un minimo sa usare i suoi poteri. Is that...
Forgive me, my prince. It's me, Wade. You probably don't remember me. I remember. What is it? We're under attack. I don't know who they are, but they've set light to half the castle. I must get you to safety, Your Highness. Very well. I'm ready. Follow me, Your Highness. Giochiamo nei panni di Joshua? Un giovane in fuga. Un po' mi infastidisce il fatto che blocchi il gameplay solo per farmi vedere il titolo, cazzo. Cioè, fai andare il gameplay e poi fammelo comparire tipo in alto a destra. Un giovane in fuga, mentre sto fuggendo. Sarebbe figo. Lui comunque sa usare molto bene i suoi poteri, direi. Occhio e croce. Il fatto che abbia una palla di fuoco che gli fa luce sulla testa. E tipo, noi abbiamo... Oh? Abbiamo una scheda personaggio. Non abbiamo abilità per Joshua. Però... Abbiamo una scheda personaggio. Ma che storia. Ok. Dopo che attacca via è storpio per un quarto d'ora. Chiaramente non è ai livelli di Clive come combattimento, però un minimo sa difendersi, carino. E mi piace anche il fatto che siano potenziate dalla magia anche i suoi attacchi base, diciamo. Everything's on fire. Fall back, Your Highness. He's not one of us. No. I must do my duty. Magna de questo. Madonna mia, sei scarso. Ho preso 2 punti esperienza. Che tristezza. Stavano. Tempo per verbale giusto. Mi fa ridere il fatto che dobbiamo aprire noi la porta. Come se non fossimo un bambino di 8 anni che sta proteggendo, capito? Ok, quindi gli attacchi magici fanno un bel po' di danno qua. Ma no, attacca l'altro, pirla. Magnatil! Damn it, the bastards are everywhere. Frame rate è imbarazzante, eh. Frame rate è imbarazzante. Un gioco del genere non avrebbe dovuto girare così manco su PS4, figurarsi su PS5. Qua c'è qualcosa? No, oggetti con lui non ne troviamo, quindi mi sa che è una fase di gameplay un po' per ridere. Salve. Ah, mi curo, giusto! Che mi curo per 9.999. Me coglioni. Oh no! Tyler! Damn it! His wounds are deep! Lo può curare, no? I can save him. Your Highness, don't worry, you're going to be all right. I'll hold them off. Sì, però non creparci pure tu, che poi sennò non finiamo più sta manfrina. Ma Clive in tutto questo? Oh, eccolo. Wewe. Clive! Joshua! Clive ignora il tizio che sta crepando. Tyler, you're hurt. I'll
survive, thanks to His Highness. Mi getto. Your Grace. Ciao, padre. Lord Murdoch. Eccoli, quelli importanti. You rescued the young prince. Well done, Sir Wade. I'm in your debt, soldier. Thank you, Your Grace. No! Ok, hanno solo buttato l'uscita. We cannot stay here. We should make straight for the rear gate. Torniamo dai panni di Clive, perché Joshua è un po' un dito in culo. Padanone. Ciao, patato. Un gufetto. O mio lost Alan, tu sa Gelif. May the winds speed you to Rosalith. Che ha detto? The north gate's up ahead. There are chocobos in the stables. Father, take Joshua and get to safety. Mm. No, I'm not going without you. Joshua, mannaggia il cazzo. It's supposed to be my shield, remember? I remember, which is why I'm going to hold the enemy here while you make your escape. I will order our remaining forces to rally at the gate. Now go. I will do my duty. You must do your duty too. I know. You have to keep Father safe. I'm counting on you, Joshua. Bene. Andiamo a ripulire la zona. No, comunque. Cadaveri non ne vedo, eh. Questo è dove eravamo prima. Ok, è quelli di cadaveri. Questo è dove eravamo prima a fare il banchetto. Oh! Damn it all. Oh oh, due pozioni. Chissà cosa ci sarà dietro questa porta. Di sicuro non una boss fight, vero? Queste armature, cazzo. Cioè la sua, quella degli altri è un po' me. Let none escape. As you command. You take care of that spellcaster. I'll keep the others occupied. È stato facile per essere una boss fight. Are you all right? I'm fine.
It's my father and Joshua I'm worried about. We should head back. Ah, ecco. Che cazzo. Five, look out! Che cazzo? Che figata! Cavaliere dell'alba cecante. And you are the shield who was blessed by the Phoenix. Not that it will save you. Ouch. Che palle sta cosa che non posso schivare due volte di fila. Stay still, Daniel! Palle, dai! Io cane. Ma non era vacillato, cazzo? Faccio fatichissimo a capire quando devo schivare. Qualsiasi di voi attacco faccio fatichissimo. È improponibile cercare di capire quando cazzo sta per colpirti praticamente. Vedi, cioè... il tempismo è stato lo stesso per entrambi i colpi, però uno l'ho schivato e l'altro no. Che cazzo. Mi crea molti problemi questa cosa. Mi crea molti problemi dal punto di vista di bilanciamento del gioco, perché se non c'è un segnale chiaro di quando io devo schivare è un disastro. Sto qua faceva degli attacchi con la lancia che faceva 5 piroette e poi attaccava. Io come cazzo faccio a capire a quale piroetta devo schivare? Non lo so. Non lo so. Non benissimo. Are you hurt? I'm fine. So, they sent in the dragoons. Imperial vipers. Do they really mean to invade us? Not yet. Their numbers were too few. They were not here to take the castle. They were here to take heads. Our work is done. We should return to my father. My lord, look. We issued these sashes but yesterday, in Rosalith. If they were already among us, what if there were others? Father and Joshua are in danger. We must hurry. Take your steed. Momento del chocobo. What is that? Oh no, è Xehanort. Ah,
Will find you. Well found. Non ho capito che ha detto. Oh, you're all right. Thank goodness. Ma l'altro? Your Grace, is everyone safe? For the moment. We ride for Rosalith to rally our forces. I will need your help to see Joshua safely back to the capital. On you get, Joshua. No, il chocobo! Father? I'm sorry, Your Grace, but that won't be possible. No! You honorless snakes! Stay back! I'm warning run, you! Run, Joshua! Run! No! Porca troia, l'ha ricoperto di sangue! Oh merda, che inquadratura! Guarda chi c'è. Svegliato. Phoenix. Li ha sterminati tutti, vero? Amici e nemici. Ha salvato la vita! No, ti prego! No, ti prego! Thank you, God. You saved my life. No, Ambrosia! Io piango! Troppi animali morti in 5 minuti, cazzo! Please! Cazzo, che strage in pochissimo. Sì. Allora, sto gioco è 18 più. Come Peggy. Quindi è chiaro sin dall'inizio che vuole essere brutale. Perché scopate non ne escono fuori, però. Emotivamente sì, è violentissimo. È brutale, ma pure nella parte iniziale tu non l'hai vista. My lord? Che cazzo? Ah, ok. Ci siamo trasformati. Second to the call of fire. Figo. It's impossible. L'ha deflagrato, ma porca puttana! Ma basta sterminare tutti, cazzo. Ah, e quindi è questo che vedevamo all'inizio, giustamente. Ifrit contro Fenice.
Io trovo un grosso problema con il fatto che stia ammazzando tutti. E quindi ok, qua è l'inizio del gioco, chiaro. Incarnare la Fenice. Giocando i panni della Fenice avrai a disposizione i seguenti comandi: attacca, mira, schiva. Quando si appunti un nemico, cerchi il puntamento, si spalla. Nel momento giusto per attaccare. Ok. Ok, quindi c'è un po' più di gameplay rispetto a prima. Quanto ci stiamo mettendo, però? Ok, vabbè, mi attacca. Ma l'ho premuto quando me l'hai detto tu, allora sei un pezzo di merda, scusami. Che cazzo però. Che cazzo, dai. Sarai un maledetto. Ehi, porca puttana. Perché ho perso in tasca? Dove siamo finiti? E non farlo sbruffone, ragazzino. Che mo' arrivano gli schiaffi, te lo dico. Frame rate è proprio bassissimo qua, eh. L'apoditerio? Che cazzo è un apoditerio? Che sono morti, sono già tutti morti. Poi hai dato fuoco tu, li hanno ammazzate le guardie, cioè chi è rimasto da ammazzare ancora? Oh. Lui non è bravissimo nei momenti di hype a doppiare, eh? Il doppiaggio lascia un po' a desiderare in questo momento. Cioè, me lo aspetterei molto più grintoso, molto più urlante, molto più violento e cattivo, aggressivo. Infatti lui non mi sta attaccando più da un quarto d'ora. Eccoci qua. Però cazzo, così si fanno i combattimenti con i boss, cioè. Capisco il fatto che magari questa roba qua sia un po' lenta perché stiamo semplicemente sparando a una roba che continua a muoversi, ok? Non c'è davvero un rischio. Che cazzo è? Però cazzo quanto è cinematica sta roba. Cioè, incredibile. È bellissimo. Ma ormai è già fallito, fra. È un disastro. Risveglio? Divento la C-130. Apprezzo il fatto che ci sia un minimo di mira assistita. Arriva. Volevi. Che
Che cazzo è? Cosa fa? Dannazione tra 5 4 Aspetta, stai fermo. Minchia, ma ha preso in faccia. È una supernova. Ah, ok. Chiaramente. Credevi, volevi. Oh scemo, oh fesso. Ci speravi. Eikon del Polo sconfitto. Wow, ok, bella. Bella, forse un tantinello lunga, però molto bella come boss fight. Molto bella a livello visivo. E ripeto, i rischi erano praticamente inesistenti durante questo combattimento. Però ci sta, dai. Non perdo. Madonna mia, finita malissimo. Lui è andato completamente berserk comunque, cioè Joshua almeno ha mantenuto la sua umanità, la sua logica, infatti è proprio lui che parla. Togo? No! Stop it! Ah, lui non è dentro? Sta davvero morendo? Che sta succedendo? Ma che cazzo sta succedendo? Ma ero... Lui era praticamente morto, come cazzo è possibile? Ma più che altro non sto capendo un sacco di cose. C'è tipo Torgal, so che per forza poi ricompare. Perché... Cioè, a un certo punto diventa il companion, ok? Quindi, come ha fatto a sopravvivere a una roba del genere? Quite a mess that monster made. Damn shame about the Phoenix, but can't be helped. Oh, my condolences, Your Grace. Is there aught we can do? Haven't you done enough, Captain? Eccolo là. La stronza traditrice. And now he is gone. I can only pray there will be a place for me in the world his radiance seeks to create. Sua radiosità. I see. Ma scusa, chi parlava? Non si capisce. Non capisco. Cioè, perché Clive era lì in mezzo.
Quindi era lui l'Eikon? Perché altrimenti non si spiega come sia sopravvissuto. Però se era lui l'Eikon, chi era la persona che ha visto in fiamme davanti a lui? Non è chiarissima sta roba. Shall we take him prisoner? No need for that. Kill him. Wait. As my husband never tired of telling me, he is a fine soldier. I'm sure he would make an excellent addition to the Imperial front line. All in its right place. Take this one. Che dire? Che signorina simpatica. You're going to be a soldier. Joshua. Final Fantasy 16. E rieccoci. Tredici anni dopo, ok, ricominciamo da dove abbiamo iniziato il gioco. 873. È tutto molto strano per ora. Welcome back. Sorry. What's our situation? Let's just say Shiva and Titan's little spat hasn't made things any easier. Eccolo. And? It's as you thought. The Crusaders have sounded the retreat. Then we follow. We're down a man, Sergeant. If we return without Shiva's head, our fate will be no different from Beast's. I'll take my chances with the Iron Blood. At least then I might die fighting. After you do, that is. Io non capisco se gli stiamo simpatici o ci sta sul cazzo. O se gli stiamo sul cazzo. Then it's settled. No dying. Now, if you don't mind, we have an army to chase. Risvegliato. Riemergi dal tuo sogno. Ok. Nuove abilità degli Eikon. Le abilità degli Eikon, ciclone scarlatto e ondata incandescente della Fenice, sono ora disponibili nelle evocazioni e potenziabili nella sezione abilità del menu principale. Ricordo una volta tenuto le abilità. Ok. Ciclone scarlatto e ondata incandescente della Fenice. Quindi questo ci sta dicendo abbastanza chiaramente che siamo noi. Ah no, queste sono le benedizioni. Ok, niente. Queste sono le benedizioni come l'attacco speciale di prima, va bene. Ok. Non posso salvare in questo momento. Dai, fammi salvare che devo spegnere. Dai, fammi salvare, maledetta la vita, che è il momento perfetto. Niente. Aspetta, forse ha salvato in automatico. Ok, sì, 23-24, ok, salvati in automatico. Bene, stacchiamo qui per stasera. Due chiacchiere al volo, prima di concludere. Io so già, purtroppo, anzi, partiamo ancora da prima. Ciò che avrei voluto dire durante la cutscene in cui si scontravano i due Eikon. Molto bello da seguire in live, sono molto d'accordo. Da giocare forse un po' meno. Però vabbè, dopo ci arriviamo. Ho una grossa problematica con il fatto che loro stiano sterminando i personaggi a una velocità esagerata. Di base ormai
dai tempi della prima stagione di Attack on Titan, l'idea di sterminare una marea di personaggi uno dopo l'altro senza alcun ritegno è stata sdoganata, diciamo, dai media, che siano essi videoludici, anime, film o quel cazzo che è. Attack on Titan lo fa benissimo. Attack on Titan massacra gente dopo 2 minuti che l'hai conosciuta, massacra gente che conosce il protagonista da quando è nato, massacra gente a cazzo di cane, gente simpatica, gente antipatica, non fa distinzioni di sorta. Idem, immagino, io non l'ho mai seguito, ma credo che sia così per il Trono di Spade, non si fa problemi a seccare anche i protagonisti. In questo caso però mi sorge spontaneo una critica, sorge spontanea una critica a quello che sta facendo Final Fantasy XVI, ovvero ha ucciso troppa gente. Non nel senso che sia stata una strage di dimensioni bibliche, ha massacrato metà dell'universo, no. Semplicemente ha ucciso tutte le persone, tranne una. Ha ucciso tutte le persone con cui il giocatore ha un legame di qualche tipo, che sia una relazione costruita sulla fiducia, no, fra gendarmi, fratelli, oppure una relazione costruita appunto fra veri fratelli di sangue, come fra Clive e Joshua, o con suo padre. Insomma, sta sterminando tutte le persone in cui il giocatore ha un investimento emotivo, no? E questa cosa è un problema, perché io adesso non ho più paura di veder morire nessuno, se non la sorella, magari, no? Cioè, è l'unico personaggio che ancora mi sta simpatico perché lo conosco. Non è necessariamente un problema di per sé, perché comunque siamo all'inizio del gioco, abbiamo giocato un paio d'ore, se il gioco ne dura già solo 30, hai voglia a costruire relazioni e sentimenti, cioè relazioni e rapporti sentimentali con gli altri personaggi. Abbiamo il cane ancora, giusto? E io ti posso dire di sì, Simo, perché Square Enix, e qua arriviamo all'altra problematica, Square Enix ha spoilerato l'universo di questo gioco, e questa roba gli è entrata in testa da Kingdom Hearts 3, mannaggia Cristo, e non se la vogliono levare. Io so tutto del gioco ancora prima di averlo giocato, so chi è Ifrit, so chi mi ritroverò come compagno dopo, so chi incontrerò. Puttana Eva, ma pensa quanto sarebbe stato bello vedermi la cutscene in cui ammazzano il padre di Joshua e lui è ricoperto di sangue dalla testa ai piedi senza sapere che questa cosa succedeva. Quanto sarebbe stato bello scoprirlo giocando il gioco. Invece no, io quella roba già la sapevo, come già so che Thorvald diventerà il nostro compagno più avanti. Come ho già visto il protagonista urlare "Come to me, Ifrit", quindi so che lui, l'Icon del Fuoco, che ha ucciso suo fratello. Ed è quello il motivo per cui è sopravvissuto. Cioè, questa è un'altra problematica, cazzo. Mi hai già spoilerato buona parte del gioco. E io capisco che tu la campagna di marketing la devi fare per vendere il gioco e quindi devi metterci tutte le parti fighe. E va bene. Però porca puttana, questa cultura dell'hype deve finire. Deve finire. Io non dico che voglio comprare un gioco a scatola chiusa, perché dopo Final Fantasy XV non avrei mai e poi mai comprato Final Fantasy XVI a scatola chiusa. Però, Dio santo, mi hai tolto la gioia di godermi quei momenti che avevano questo pathos incredibile. Non lo so, mi hai fregato così, mi hai derubato della possibilità di godermi quei momenti come quando li vedi per la prima volta. E questa cosa è terribile. Non sono per niente contento di come Square gestisca le campagne di marketing. In generale non sono per niente contento di come l'intera industria videoludica gestisca le campagne di marketing, perché questa è una diretta conseguenza del fatto che ormai nessuno più si fida degli sviluppatori di videogiochi. Perché se non avessero fatto vedere tutto quello che hanno fatto di vedere di Final Fantasy XVI, non l'avrei mai comprato al day one. E allora subito gli azionisti e i milionari che ci investono soldi si sarebbero messi a piangere, perché al day one non abbiamo guadagnato i miliardi. Poi però il gioco, se è bello, vende dopo. Una marea di titoli indie che sono incredibili vendono molto dopo il day one, per mesi e mesi e mesi, per non dire addirittura anni. Guardate Stardew Valley, guardate Minecraft, guardate Undertale, guardatene un'infinità. Tutti i giochi indie non vendono al day one perché non hanno una campagna di marketing da milioni e milioni di euro, di dollari o quello che è. Vendono perché
la gente li prova, dice: minchia, questo è un bel gioco, lo consiglio ai miei amici, ne parlo online, ne discuto sui forum, su Reddit, faccio dei post su Discord che mi piacciono, con le fan art, parlandone con gli altri giocatori, guardando gli streamer. E quindi si creano piano piano questi giochi che vendono un sacco dopo la loro release, perché chiaramente un gioco è bello, vende, inevitabilmente. Sono davvero pochissimi i giochi di qualità, specialmente indie, che non vendono dopo un tot di tempo, no? È inevitabile, come è inevitabile che tu dopo che mi tiri Final Fantasy XV dritto sui denti e mi fai dire wow che gioco incredibile, poi lo gioco ed è una ciofeca e mezza, è inevitabile che io Final Fantasy XVI non te lo compro al lancio, non te lo compro al lancio. Però magari mi vado a vedere uno streaming, magari leggo le recensioni, magari mi informo, chiacchiero con magari qualche amico che l'ha comprato al day one, come faremo io e Barbara in questo momento. Io l'ho comprato al day one, lei ha deciso di non farlo perché è rimasta molto scottata, e Barbara probabilmente è la persona più appassionata di Final Fantasy che io conosca, che io abbia mai conosciuto in tutta la mia vita. Lei non lo compra perché dice minchia, dopo Final Fantasy XV col cazzo che ti compro un altro Final Fantasy, ed è giusto. Però se è bello io le dico bah, è una bomba sto gioco, compratelo, te lo presto io e poi te lo compri, perché comunque, cioè, dopo che giochi un gioco che ti è piaciuto, se sei un collezionista qualcosa ti compri. E invece no, invece no, devi rimediare agli errori passati. E come fai? Non rimedi rinunciando ai guadagni del day one, rimedi spoilerandomi tutto il gioco, rovinandomi in parte l'esperienza. Sei un pezzo di merda. Sei un pezzo di merda. Perché come al solito stai mettendo i tuoi guadagni davanti all'esperienza del giocatore. E questo è un problema. Per me è un problema. E quindi niente, peccato. Passiamo invece a Final Fantasy XV in sé per sé. Lato gameplay, devo dire che ho delle... ho delle rimostranze. Nel senso che... la qualità visiva del combat system non è paragonabile alla fluidità e al divertimento del combat system stesso. Il fatto che io debba spammare quadrato come un brain dead un po' mi infastidisce. Mi fastidisce altrettanto il fatto che io non sia in grado di leggere gli attacchi dei nemici, perché non è chiaro quando parte, quando sta per colpirmi, quando devo schivare. È un po' ormai un trope dell'industria videoludica al giorno d'oggi, però c'è un motivo se lo è diventato. Avrei apprezzato la possibilità di vedere il solito warning, no? Il solito flash di luce che ti dice ok, fra mezzo secondo sarai attaccato, quindi devi schivare appena lo vedi. Avrei apprezzato molto. Perché effettivamente... e avrei apprezzato altrettanto un sistema stile Nier Automata in cui anche se sei nel mezzo di un attacco puoi schivare. Anche se sei proprio nel mezzo dell'animazione in cui stai per colpire puoi schivare immediatamente. Mi rendo conto però che non è il modo giusto di sposarsi con un Final Fantasy, perché Final Fantasy ha questa... ha questo ormai trentennale... vita da RPG, e mi rendo conto che sia difficile schiodarsi violentemente da quello che è lo status quo dei Final Fantasy e prendere il coraggio a due mani e dire no, sai cosa? Facciamo un hack and slash, facciamo un hack and slash. Perché questo gioco ha i designer che sono abituati a fare hack and slash. Credo che il lead combat designer del gioco sia uno che arriva da Devil May Cry, quindi bene o male insomma un minimo di esperienza ce l'ha nel genere, e si vede che l'influenza, il modo di ragionare è quello, no? Cioè la bellezza degli attacchi, la fluidità, il modo in cui puoi concatenarli, il fatto che puoi fare attacco magia, attacco magia, attacco magia, attacco magia. Si vede che il modo di ragionare è quello da hack and slash, però allo stesso tempo hai le briglie, proprio il morso che ti tira indietro appena no, appena cerchi di andare verso quel feeling, quel gameplay, e quindi devi tornare all'RPG duro e puro.
non è tanto diverso da quelli che sono i combattimenti in Final Fantasy XII, eh. Final Fantasy XII non dovevi continuare a ripetere il bottone all'infinito e quindi non potevi fare combo. Però non è tanto lontano dallo stare fermo sotto un boss a fare così per 2 ore fino a che non gli finisce la barra degli HP. Capito? Non c'è quella fluidità, quella velocità, quella rapidità di movimenti che trovi per esempio in un Kingdom Hearts 2, che ad oggi secondo me è uno dei giochi che a livello di gameplay è inarrivabile. È inarrivabile. E purtroppo quella cosa, questo non c'è. Non c'è. Mi piace il fatto che tipo ci siano gli attacchi quella del fulmine, no? A parte l'impossibilità di leggere quando arriva l'attacco in sé per sé, però mi piace il fatto che ci siano questi attacchi che comunque ti costringono a muoverti un po', a non stare fermo, a menare come un pirla che è completamente brain dead. Spero che magari andando più avanti con lo sbloccare delle abilità e con il potenziarsi dei nemici, il gioco sia molto più veloce in tutte le sue sfaccettature. Ma dubito seriamente che sarà così. Ci credo poco, ci credo poco. Come credo poco nel fatto che arriveranno a breve a una patch che possa gestire le problematiche lato framerate, che insomma sono abbastanza evidenti, eh? Sono abbastanza evidenti pure giocando a modalità framerate anziché modalità qualità, comunque il gioco ne risente. Risente di drop abbastanza chiari ed evidenti in tutte le sue zone, non solo durante il combattimento come mi sarei aspettato, considerando la quantità di particellari che ci sono in giro, ma anche durante le fasi di esplorazione. E questa cosa io non te la posso in alcun modo far passare. Non, no, non ci sta assolutamente. È un peccato. È un peccato perché comunque sei un'esclusiva PS5. Siamo ormai a quanto? Quasi 4 anni dalla release del gioco, della console, uscita a fine 2019. Siamo a 3 anni e mezzo dall'uscita dalla console. È una delle prime vere esclusive next gen. E mi dai questo? Mi dai delle nuvole che in distanza sembrano boh, 180p. Mi dai un frame rate che continua a calare pure durante le fasi di esplorazione. Una grafica, cioè, neanche stiamo parlando di una di quelle grafiche spacca mascella che dici cazzo. Ok, il frame rate è una merda. Però, Dio mio, se sembra di stare lì, se sembra che posso contare e toccare ogni cazzo di filo d'erba che vedo. No, no. È paragonabile alla grafica di The Last of Us Parte 2 e io lo prendo sempre in mezzo perché comunque The Last of Us Parte 2 ad oggi difficilmente gli si può trovare un competitor a livello di qualità grafica ed era un gioco per PS4, PS4 Pro, perché sulla PS4 cioè ti decollava se provavi a farlo girare con le ventole che urlavano, però su una PS4 Pro di tutto rispetto sotto ogni punto di vista. Qui no, qui non siamo neanche alla pari. E stiamo parlando di un gioco che è uscito 4 anni fa, su una console vecchia. Io non mi aspetto che tu mi tiri fuori qualcosa alla pari. Io mi aspetto che tu mi tiri fuori qualcosa di molto meglio. E i particellari, di tutto rispetto. Particellari sono fatti benissimo, mi piacciono molto. Però tutto il resto non è alla pari. Concludo questa live leggermente amareggiato, perché comunque il gioco non è della qualità che mi aspettavo. Almeno in queste 2 ore che abbiamo giocato. Ma non del tutto amareggiato perché comunque ho voglia di continuarlo. Comunque il fatto che vuole essere molto più adulto dei suoi predecessori non si fa problemi a farti vedere scene cruente. Non si fa problemi a farti vedere anche scene un po' più sexy, un po' più tirate dal punto di vista sessuale, erotico. La scena in cui Joshua viene ricoperto da capo a piedi dal sangue del padre e subito dopo si vedere la faccia del padre morto.
Non è una roba che dici, sai, così cruenta che non l'ho mai vista prima. Però comunque c'è da lodare il coraggio. Il coraggio da parte di Square e dei suoi designers nel voler arrivare a questo punto, no? Perché in tutti gli altri Final Fantasy che erano antecedenti a questo, la scena si sarebbe fermata con Joshua ricoperto di sangue. E qui chiaramente tu capisci che suo padre è morto. Non c'è alcun bisogno di far vedere al giocatore il padre morto, i suoi occhi vitrei che guardano il figlio, perché è un'immagine estremamente cruenta, ma loro hanno deciso di farlo. E a me questa cosa piace. Piace perché denota quantomeno una volontà di andare oltre quello che è stato Final Fantasy fino a oggi. Il sistema di combattimento vuole andare un po' oltre. Queste cinematiche molto spinte, sia a livello erotico sia a livello di cruento, vogliono andare oltre. La soundtrack, ragazzi, come cazzo si sposa bene con le cutscene che abbiamo visto. Anche lì Final Fantasy è sempre stato famoso per la sua soundtrack pazzesca. Però oserei dire che anche qui un pochino vogliono spingersi oltre con la qualità delle cinematiche. Magari non sarò soddisfatto del gioco in totale. Probabilmente sono anche di avere un pubblico adulto, penso. Sì, quello senza ombra di dubbio, Simo. Però anche Final Fantasy XV aveva un pubblico adulto ormai. Cioè, io ero ampiamente maggiorenne quando Final Fantasy XV è uscito. E io sono nato poco prima di Final Fantasy VII. Per non parlarti del primo Final Fantasy, quelli che giocano dal primo Final Fantasy adesso avranno 40 anni buoni. Perché il primo Final Fantasy è uscito più di 30 anni fa ormai. Quindi, nel senso, il Final Fantasy adulto te lo potevano tirare fuori già dal 13, volendo. Già, magari ok, dal 13 ancora dicevi sì, però buona parte dei giocatori comunque sono ragazzini in generale, non dico i fan di Final Fantasy. In generale buona parte del pubblico videoludico sono ragazzini, quindi sai, te lo faccio ok. Final Fantasy 14 già tranquillamente avrebbe potuto essere molto adulto, Final Fantasy 15 altrettanto, e non ha osato così tanto. Final Fantasy 16 finalmente prende il coraggio a due mani e dici, raga, dobbiamo fare sto salto. E ho capito che vi state cacando sotto voi del marketing, perché dovete mettere PEGI 18 e quindi automaticamente in molti paesi i ragazzini sotto i 18 anni non se lo possono comprare. Però prendiamo sto cazzo di coraggio a due mani e facciamo sto salto. Io apprezzo. Genuinamente apprezzo questa cosa. Genuinamente apprezzo questa cosa. E boh, mi spiace. Mi spiace che purtroppo dagli altri punti di vista non sia ancora, e temo non sarà, altrettanto bello. Detto questo, signore e signori, io vi saluto. Un bacione, grazie mille per essere passati dopo un mese che non streamavo, grazie mille per avermi fatto compagnia. Ci becchiamo probabilmente direttamente domani sera e proseguiamo assolutamente con Final Fantasy XVI e vediamo dove ci vuole portare. Statemi bene, un bacione a tutti, buonanotte, ciao belli,